Ben ritrovati da Oltre la Cronaca, tanti gli argomenti di cui parleremo oggi. Iniziamo con un tema davvero scottante che è quello dei migranti, di queste frontiere chiuse che vengono sfondate dalla disperazione dei profughi, come è successo ieri tra Grecia e Macedonia, con 30 feriti, con ricordiamo la metà di profughi, di questi 300 siriani e iracheni. Metà erano donne e bambini, una situazione sempre più difficile, ma abbiamo in collegamento con Idomeni, proprio al confine tra Grecia e Macedonia, abbiamo Rino Pistone, operatore della Caritas Grecia. Pronto? Pronto, mi sente? Sì, Rino, com'è la Buongiorno. situazione? Buongiorno, com'è la situazione oggi? La situazione oggi è più calma rispetto a ieri. Hanno aggiustato il cancello sfondato da ieri, hanno chiuso le linee ferroviarie purtroppo, perché altrimenti i profughi veramente passano il confine in ogni modo. Però la tensione è alta. Tensione alta, si fa fatica a lavorare, si contano circa forse 8 o anche 9.000 persone, in uno spazio pensato per circa 1.600 persone, quindi capite da soli che è difficile operare. Ecco, noi stiamo vedendo in questo momento le immagini relative alla giornata di ieri, alle tensioni. Sappiamo che ci sono stati anche 30 feriti, ma come si può gestire una situazione di questo genere con i profughi in attesa di passare, tra l'altro, di passare in Macedonia, quindi un viaggio ancora lungo poi per attraversare altri paesi e arrivare nei paesi dell'Unione Europea? Una soluzione potrebbe essere quella di non far accumulare tutta questa gente in un solo punto, qual è Idomeni, purtroppo, intanto. Quindi smistare questa gente in altri centri di accoglienza è già una soluzione. Perché purtroppo Idomeni è un imbuto, da qualsiasi parte la Grecia arrivino, quindi sia Atene, sia Kavala o sia Orischiava, al confine con la Turchia, tutti sono obbligati a passare da Idomeni. Quindi è un imbuto di persone, purtroppo. Ecco perché si crea questo caos. E come stanno vivendo in questo momento queste persone? Stanno vivendo con molti disagi perché intanto è gente veramente sfinita dal viaggio, poi anche la situazione personale che vivono perché sono anche intere famiglie che si spostano con bambini piccoli e adesso camminano anche a piedi. Ci sono anche persone anziane, malati, purtroppo anche portatori di handicap. Insomma, non è una situazione facile da gestire sotto qualsiasi punto di vista, umano e professionale. Allora, voi come Caritas, supportati anche dalla Caritas italiana, ma come Caritas Grecia, cosa state facendo adesso? Noi attualmente forniamo circa 4.000 sacchetti a settimana di pasti. È un sacchetto che noi prepariamo qui nei magazzini di Salonicco e portiamo lì con i nostri furgoni. Contengono quattro prodotti. È una bottiglietta d'acqua, una confezione di datteri, una confezione di sesamo e una confezione di biscotti. È diciamo, un menù che viene preso dall'Alto Commissariato dell'ONU. Sono loro che lo consigliano. È un Ecco, primo noi aiuto forniamo. che viene dato. Esatto, è diciamo, un sacchetto contenente il cibo secco ma molto calorico, pensate per chi appunto affronta una fatica enorme. E ne Se... forniamo 4.000 a settimana, in più distribuiamo abbigliamento, quando la situazione lo permette, oggi non si può, zaini alle famiglie e anche impermeabile quando piove. Allora, Rino, le chiedo una cosa. Lei è da diversi mesi che sta seguendo questa situazione. Come ha visto, che evoluzione ha visto, che cambiamenti ha visto in questi mesi? I cambiamenti purtroppo sono in peggio, non si può essere ottimisti perché sotto mille motivi, sotto mille punti di vista, intanto perché questa gente continua ad arrivare sempre di più e adesso arrivano anche a piedi, quindi non è una situazione facilmente controllabile o gestibile. Dice Due arrivano a perché ho piedi perché visto prima arrivavano tramite i autobus, pullman, tramite esatto. autobus, esatto. Quindi adesso l'ansia e il disagio che hanno di andare via è talmente tanto che non hanno neanche voglia di fermarsi, non so, in qualche altro punto. Quindi pur di andare vicino alla frontiera, questi vengono a piedi e non li puoi controllare. Poi è un flusso enorme di gente, continuano sempre ad arrivare nuovi arrivi sulle isole. C'è
ogni giorno sono sbarchi di profughi. La Grecia che ha già un'economia al collasso, veramente si trova in una difficoltà enorme nel gestire questo flusso così consistente, di profughi. Secondo lei l'Europa è troppo assente in questo? Sembra una domanda un po', diciamo, retorica, ovviamente. Intanto posso dire che secondo me non c'è una entità europea che si occupi del fenomeno, qui ogni Stato fa un po' da sé, quindi la Grecia gestisce a modo suo, poi di conseguenza tutti gli altri Stati prendono le loro decisioni. Manca proprio questo, un coordinamento centrale, una decisione centrale, unica per tutti gli Stati. Ecco, allora Rino, io la ringrazio, le auguro buon lavoro. Io avevo potuto essere a settembre, ancora ricordo, dall'altra parte del confine a Gevgelia in Macedonia, quando però i profughi potevano passare, non c'era ancora questa chiusura, quindi posso immaginare, sia per le condizioni di tempo, sia per la quantità delle persone, la difficoltà nel gestire questa situazione adesso. Buon lavoro intanto. Grazie, grazie. Grazie. E appunto i titoli dei giornali riportano questa situazione così drammatica. Tra l'altro oggi c'è l'intervento di Margaritis Schinas, portavoce della Commissione europea, che ricorda la necessità di agire in conformità alla legge internazionale, commentando le scene viste alla frontiera tra Grecia e Macedonia. Ci preoccupano molto, dice, e dimostrano che la sola soluzione è quella europea. E sappiamo che l'altro fronte caldo è quello della Francia di Calais, con lo sgombero della giungla dove sono situati i profughi. Ma vi invito a leggere un interessante reportage di Niccolò Zancan sulla stampa, che si trova in questo momento in Albania, perché se resteranno chiuse le frontiere con la Macedonia, il flusso probabilmente si sposterà in Albania e da qui in Puglia, arrivando in Italia. Quindi c'è preoccupazione in questo senso. L'Albania si sta preparando a ricevere l'onda d'urto dei migranti e vedremo allora cosa farà poi l'Europa. E adesso cambiamo argomento, parliamo di Rimpresa, un progetto di utilità sociale per favorire il reinserimento di persone in difficoltà nel mondo del lavoro. Ce ne parla Roberto Zoppi. Abdou e Gibril sono due dei partecipanti al progetto Rimpresa, un progetto dell'ente scuola edile veronese rivolto al reinserimento lavorativo degli ospiti della casa di accoglienza Il Samaritano, che a partire da attività di riqualificazione edilizia su immobili di proprietà della diocesi di Verona tende a recuperare capacità e voglia di mettersi in gioco. In questi giorni i due ragazzi hanno appena finito il recupero di un muro di cinta della sede del Banco Alimentare a Verona. Diciamo che accanto a tanto bene che fa il banco, anche questa è promozione umana. Sì, è promozione umana perché comunque è strana la posizione in cui ci troviamo, cioè che il banco aiuta tante persone e in questo caso è stata aiutata a sistemare e a rendere più accogliente una parte dove insomma, era un po' bruttina. Abdou e Gibril, originari del Gambia e del Senegal, sono arrivati in Italia dopo una migrazione che li ha visti alla fine imbarcarsi dalla Libia in cerca di futuro verso il nostro paese. Per loro il poter coltivare un mestiere in parte già conosciuto diventa fondamentale. Libia ha già fatto muratori, anche pittura, bianchino, Libia, sì. Già fatto scuola edile per muratori. Sì, dopo loro portano noi samaritano, lavoro bianchino, dopo banco alimentare qua. Nuova esperienza perché io lavoro qua, anche in Africa, un po' di differenza. Adesso io ho fatto un'esperienza per nuovo per me. Avviato nel maggio del 2015, il progetto, che si concluderà nel prossimo mese di ottobre ed è frutto della sinergia di ESEF, Il Samaritano, Fondazione San Zeno, è un nuovo importante strumento per dare opportunità a persone che si trovano in condizioni di forte disagio personale e sociale. Diciamo che se l'intenzione è quella di stare nel territorio, insomma, il Samaritano le esperienze le fa fare a questi ragazzi sul territorio.
Sì, certo, è uno anche degli scopi che ha il Samaritano, quello di creare opportunità di reinserimento sociale nelle comunità. E anche attraverso il banco alimentare, ma soprattutto anche la scuola edile, che ha permesso a questi due ragazzi, ma anche a un altro gruppo, formato a circa 10 persone, di fare un'esperienza di formazione e anche di attività sul campo per provare le istruzioni, le nozioni che hanno ricevuto. Il Papa dice sempre che il lavoro dà dignità alle persone. Sì, certo, dà dignità, le tiene impegnate, gli dà un piccolo contributo e le permette di sentirsi attive e non ai margini. E adesso cambiamo argomento, parliamo dei minori e vi leggo da Avvenire di Oggi a pagina 13 un titolo: i minori saranno più tutelati all'interno dei tribunali ordinari. La frase virgolettata si riferisce a un'intervista della Presidente della Commissione Giustizia Donatella Ferranti, e il merito è quello delle tante proteste che sono uscite da parte anche dell'Associazione Italiana Magistrati per i Minori per la Famiglia in relazione alla proposta approvata il 27 gennaio scorso dalla Commissione Giustizia della Camera, che prevede la soppressione dei tribunali e delle procure per i minorenni e l'introduzione di sezioni specializzate per la persona, la famiglia e i minori presso i tribunali ordinari e di gruppi specializzati presso le procure ordinarie. Questa ipotesi, che deve seguire un iter parlamentare ancora, però ha già suscitato le perplessità di tanti che stanno lavorando a fianco dei minori e che da anni si occupano dei minori. Allora noi adesso ne parliamo con Liliana Marelli, responsabile nazionale infanzia e adolescenza e famiglia del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza. Pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per lo spazio che ci date. Allora, abbiamo letto questa notizia e abbiamo cercato di capire quello che sta succedendo. Perché la vostra preoccupazione? Anche voi vi siete espressi con un comunicato stampa esprimendo appunto preoccupazione per questa ipotesi. Perché? Sì, perché ci sembra davvero un'assurdità andare a disfare un'istituzione, un'esperienza come quella del Tribunale per i minorenni in Italia, peraltro apprezzata a livello europeo, raccomandata anche a livello internazionale, a fronte di una proposta che ci lascia perplessi ma anche con molto dissenso. Peraltro insieme a noi, appunto, come lei ricordava, c'è l'Associazione Magistrati per Minorenni e Famiglie, ci sono le Camere Minorili, quindi anche gli avvocati che difendono anche le famiglie d'origine, ci sono diverse organizzazioni, c'è il Tribunale per i Minorenni di Piemonte Val d'Aosta, ma sono diverse realtà che si muovono in questa direzione. Io penso e spero e chiedo che queste voci siano tenute presenti. Il nostro dissenso nasce dalla perplessità e dalla constatazione che questa riforma, se passa così com'è e se non si torna invece alla proposta iniziale, che è un po' quello che noi vorremmo, si perde sicuramente la specializzazione che abbiamo conquistato a fatiche con un percorso molto importante fatto tra operatori e magistrati minorili, perché comunque che se ne dica, basta leggere il testo, non è garantita l'esclusività della funzione del magistrato. Il magistrato che si occupa di diritto minorile o di problematiche molto importanti legate al percorso evolutivo dei minorenni può essersi occupato il giorno prima di fallimenti, il giorno dopo di un'altra cosa. Non è garantita affatto la specializzazione, dunque la competenza. E poi sappiamo che non si improvvisa. Sappiamo che i tempi, la interrompo un attimo, i tempi della giustizia, il sovraccarico di lavoro, per cui veramente la necessità di avere persone proprio specializzate in un campo in un ambito così delicato, dedicate in via esclusiva alla tematica, perché siamo di fronte a processi evolutivi. Già adesso noi diciamo che i tempi della giustizia minorile sono lunghi, figuriamoci se viene ricompattata ai tempi dell'ordinario. Noi non possiamo tollerare che ci siano percorsi che durino anni e che siano peraltro in mano a magistrati che non hanno un'esclusività di funzione, che non sono in grado, e perché questa riforma rischia anche non solo di non garantire l'esclusività
e la competenza e dunque la specializzazione, perdendo anni di storia, ma non siamo in grado neanche di garantire che non c'è separatezza tra funzione penale e funzione civile, cosa che il Tribunale per i minorenni garantisce se rimane unica istituzione, perché noi sappiamo che a volte il penale o lo scivolamento nell'iter penale del minorenne in fase evolutiva, dai 14 anni in avanti, perché questo è molte volte intrecciato a nodi che hanno attraversato la sua vita e quindi a volte hanno attraversato la sua storia familiare. Allora non è pensabile, il principio del 448 non è punire ma è rieducare. E se noi separiamo le funzioni, il rischio è di tornare indietro nel tempo. Ecco, Liliana Marelli, nella situazione che non vogliamo. Certo, allora il terzo elemento è la collegialità, la soppressione della interdisciplinarietà e quindi delle funzioni, delle competenze legate a una competenza che non è solo quella giuridica, ma è sociale, psicologica, pedagogica, con la competenza del giudice onorario, fatto salvo tutti gli elementi, ma così lo si vede la magistratura, è già intervenuto, evitando appunto conflitti di interesse, ma garantendo interdisciplinarietà, ci sembra che sia un'altra delle cose, delle risorse che andiamo a perdere. Allora, la interrompo un attimo, Liliana Marelli, voi ovviamente sì. Non vi esprimete su un punto di vista come giuristi, perché non siete questo, ma siete una confederazione di 300 sì. associazioni che si occupano di minori, quindi avete una storia sì. alle spalle di lavoro 30 anni. Di 30 anni in questo ambito. Ecco, secondo lei, dicevamo che adesso ci sarà un iter parlamentare, però bisogna sì. fare qualcosa adesso, nel senso per sì, non trovarsi secondo, poi secondo una norma. Me sì, secondo noi sì, appunto come lei diceva, noi siamo una federazione, quindi le 300 organizzazioni, cooperative sociali o associazioni quotidianamente operano a fianco di minorenni e delle loro famiglie, perché appunto è delle relazioni familiari che ci stiamo occupando. Insieme a noi ci sono anche altre organizzazioni e coordinamenti nazionali che la pensano esattamente come noi. Allora io chiedo che da un lato si tengano presente queste voci, ci si ascolti, ci si dia spazio, vengano previste audizioni, si tenga conto di questo punto di vista che non è, appunto, ci tengo, non siamo né magistrati né avvocati, siamo operatori. Certo. E come tali accompagnare il minorenne secondo noi significa garantire competenza, specializzazione, percorsi e processi rieducativi e non punitivi e sguardi complementari per capire esattamente cosa sta succedendo nella vita di quel ragazzo e della sua famiglia e giungere quindi a un progetto il più pertinente e appropriato possibile. Ecco, noi ce lo auguriamo. Che questa riforma non garantisce. Ecco, allora ci auguriamo invece che resti la tutela sì. specifica per il minore, grazie. Resti la proposta iniziale, perché era già giacente e chiudo davvero su questo. Il governo ha già in mano delle proposte, che sono quelle di istituire un tribunale, un ufficio specializzato autonomo di procura che accorpino in sé le competenze in materia di persona, famiglie e minorenni. Questo è il testo della riforma che a noi sembra debba essere portata avanti. Grazie. Chiediamo questo, chiediamo di tornare sui propri passi e riprendere questa proposta. Grazie, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. Buon lavoro. Grazie. E noi torniamo adesso su un fatto che riguarda Verona ed è una situazione molto difficile, perché torniamo a parlare dell'ente lirico dell'Arena di Verona e della sempre più difficile e complicata situazione che vede coinvolti lavoratori, maestranze in generale e il futuro stesso di quello che è sempre stato un gioiello invidiato della città scaligera. Vediamo. Che le nubi fossero nere sopra l'Arena di Verona e il suo centenario festival lirico non è una novità. E questo, metaforicamente, non è solo un problema meteorologico, ma soprattutto di tenuta, di solidità, di strategia in modo particolare. Oggi, dopo che mesi di trattative tra le parti in campo ed un bilancio previsionale che continua ad essere rimandato grazie a proroghe, non hanno sortito a nulla. La preoccupazione forte che non ci sia un bilancio preventivo mette a rischio la stagione areniana, che poi non è l'unico business, fra virgolette, appunto della fondazione. Noi abbiamo chiesto di puntare alla fondazione sul ballo, sul coro e sull'orchestra, anche con delle collaborazioni all'interno del Veneto, se non anche all'interno del nostro paese, tutto insomma. Lo spettro del commissariamento è dietro l'angolo e quello che è già successo nel settembre del 2008, dopo 2 anni in rosso e di stallo, sembra l'unica prospettiva possibile. Beh, poca rete, sono d'accordo, perché noi abbiamo grandi imprenditori, ma abbiamo enti
che fanno del sistema Verona, o almeno avrebbero dovuto fare del sistema Verona, anche una grande forza che sostiene un'operazione di questo tipo. Mi sembra che abbiano un po' abbandonato come sistema Verona la fondazione. Poi c'è da dire una cosa, che io fossi un'imprenditrice non investirei molto in questo momento, dove chi ha diretto fin qua la Fondazione Arena e quindi chi ha contribuito a non salvaguardarne le potenzialità economiche, finanziarie ed umane, ma le ha addirittura tradotte in un indebitamento fortissimo, queste persone devono fare un passo indietro, cosa che peraltro fino ad ora non è stato fatto. Se da un lato il mondo della lirica e dello spettacolo in Italia non sorride, dall'altro quello veronese è a dir poco in lacrime, e non bastano formule e proposte che vedrebbero nei concerti un importante puntello, tenuto conto che nel bilancio dello scorso anno proprio gli introiti di quelle manifestazioni tardavano ad essere travasati nelle casse dell'ente. Insomma, mi sembra che il presidente della Fondazione Arena non sia stato, insomma, tanto coperto, l'abbia detto in maniera, a parte coprire l'arena che è stato chiaro, ma è stato chiaro anche nel dire che, insomma, c'è altra musica, non c'è solo la lirica. Io insomma, sono anche d'accordo che c'è il pop, concerti di ogni tipo, però ciò nonostante non si può dire che l'arena, la Fondazione Arena, è superata come genere musicale. Perché ci fa sempre meno incassi, sempre meno gente. È evidente che se va a cantare uno sconosciuto, un'opera importante, è chiaro che gli appassionati, che sono comunque la maggior parte, vengono dall'estero, cioè non abbiamo fatto mai cassetta, biglietteria, riempendo l'arena con gente che va a vedere le opere veronesi. No, l'abbiamo fatta perché è l'anfiteatro di Verona, perché dentro c'è un'acustica meravigliosa, perché abbiamo portato opere straordinarie e artisti straordinari. Questa è la linea da tenere, secondo me vale veramente la pena che quel sistema Verona torni a concentrarsi sull'obiettivo principale. E speriamo che questa situazione si possa risolvere, perché desta davvero tanta preoccupazione in città per l'ambito artistico e tanti che lavorano in questo ambito. E adesso di nuovo cambiamo argomento, prendiamo dalle pagine dei giornali alcuni titoli in merito a una vicenda che ha fatto molto parlare in questi giorni. Parliamo del bambino che Nicky Vendola con il compagno ha ottenuto in California con la maternità surrogata, e ne parliamo con una giornalista, perché tutto questo ha creato molte polemiche, tante femministe si sono dette contro la maternità surrogata. Cerchiamo un po' di capire che cos'è questa maternità surrogata, ne parliamo con Emanuela Vinai, redattrice dell'agenzia SIR. Pronto Emanuela? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per avermi chiamata. Ecco, grazie allora, molto. Vogliamo cercare di capire meglio cosa vuol dire maternità surrogata, cioè sì. Perché ci sono sentimenti contrastanti, un figlio è sempre un figlio, donne che donano i propri figli. In realtà qui abbiamo visto c'è una committenza molto chiara, un costo molto elevato, ci sono cliniche specializzate in tutto questo, il bambino viene preso alla madre, questo è quanto. Sì, allora esatto. Cerchiamo di spiegare bene come funziona. Sì, allora dunque, noi anzitutto vorrei dire che come SIR, come agenzia SIR, stiamo proprio facendo un approfondimento su questo tema, perché è una battaglia culturale che è appena cominciata. Allora, l'utero in affitto, che qualcuno chiama maternità surrogata cercando di edulcorare il significato dei termini. O gestazione per altri, esatto, anche gestazione mi sembra, per altri, perché dire utero in affitto vuol dire evidenziare che c'è un utero e quindi soltanto una parte della donna, non tutta la donna, ma viene identificata con la sua parte, e affitto evidenzia quello che è, cioè un mercimonio della donna. Mentre parlare di maternità surrogata fa pensare che ci sia invece la possibilità di dare un figlio a chi non può averne, mentre in realtà è tutta una cosa che si basa su un contratto, e su un contratto definito, su un contratto in cui i genitori committono
committenti avranno potere sia sulla donna che porta in grembo il bambino che poi verrà consegnato, sia sul bambino stesso trattato come prodotto in caso non rispondesse a quelle che sono le richieste fatte in precedenza. Faccio un esempio concreto: in molti contratti viene previsto che se il bambino portato in grembo appunto dalla gestante avesse delle anomalie o delle malformazioni, la madre è costretta ad abortire perché il prodotto finale non corrisponde a quelle che sono le attese dei genitori. È un controsenso. Quindi, questo in sì. teoria. Quello che colpisce però è vedere come l'opinione pubblica si stia sensibilizzando, anche dividendo. Abbiamo visto in Francia come ci si è espressi contro la maternità surrogata in realtà. Certo, perché è una battaglia profondamente femminista questa, perché come ha commentato anche la ginecologa Eleonora Porcu, il fatto che per la riproduzione non si riesce a fare a meno del corpo femminile fa sì che le donne siano le nuove schiave di quest'epoca. Quindi noi non possiamo aver avuto tutta questa maturità, tutta questa presa di coscienza di lotte femministe, di aver dimostrato il valore straordinario del femminile, e riduciamo la donna a essere un deposito temporaneo. Per questo le femministe in Francia, e si parla comunque di femministe legate alla sinistra, hanno messo in piazza questa problematica dicendo: non possiamo tacere di fronte a questo sfruttamento, così come in Italia c'è stato il movimento Se non ora quando, che si è mosso in analoga direzione. Ecco, ma secondo te tra qualche mese, magari, non lo so, se qualcuno si ammorbidisce su questo punto, saremo indotti a pensare che in realtà è un gesto di generosità, di altruismo? Perché vediamo che spesso i casi poi riportati dalla stampa talvolta orientano l'opinione pubblica in un modo determinato, per cui cambia la sensibilità nel tempo. Certo, per questo è fondamentale il ruolo dell'informazione, che salvo rari casi è molto tendenziosa e non corretta, per cui fa passare per un bene comune quello che invece è un desiderio di un singolo. È importante continuare a informare correttamente sul mercimonio, sul mercato dell'utero in affitto, sul fatto che i desideri non possono diventare diritti e che quelli che sono veramente da tutelare sono i bambini, che è vero che una volta che sono nati sono sicuramente i primi che devono essere tutelati, ma è anche vero che sono gli stessi che vengono manipolati già all'inizio, perché sono già visti come un prodotto a scadenza. Quindi non c'è un concepimento come un atto di amore gratuito, ma come un prodotto che viene elaborato attraverso l'utilizzo di un utensile. Ecco. Quello che mi colpisce, con questo chiudiamo, ci sarebbero tante cose da dire, ma come venga tollerato che venga portato via il bambino alla mamma, cosa che non viene fatta neanche per gli animali. Vediamo che si moltiplicano gli statuti e i regolamenti a tutela degli animali, che fino a 3 mesi appunto non devono essere allontanati dalla mamma, mentre per i bambini questo si tollera. Sono contenta che tu faccia questo esempio, perché è veramente corretto e calzante. Si fa molto per tutelare gli animali, ma per quanto riguarda queste madri e i loro bambini si dice: in fondo la madre è consapevole e è lei che ha scelto e torna nella sua libertà di scelta. Io mi chiedo: se si contrabbanda come libertà della donna, questa che libertà è? È davvero libertà potersi vendere, poter vendere il proprio bambino? A questo punto direi che la libertà è un termine abusato in questo caso. Grazie. Tra l'altro singolare che per lo statuto, il regolamento di Roma a tutela degli animali, l'abbia firmato proprio la Cirinnà, pensando sì. appunto di tutelare giustamente, io dico, gli animali, perché è vero che hanno bisogno della mamma, però io dico i bambini ne hanno bisogno di più. Grazie Emanuela per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie molte. Ed è il momento di chiudere, grazie. Con Oltre la Cronaca ci troviamo domani alle 13:30, sempre in diretta su Telepace.